Tu sei sempre stato vecchio. Io nasco vecchio, sono sempre così. 10 giorni senza mamma, uscito al cinema, era stato un grande successo di pubblico. In questo sequel, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini sono sempre dei genitori alle prese con i figli e con i problemi del lavoro. Un colloquio della mamma a Stoccolma alla vigilia di Natale rischia di mettere in crisi la famiglia e quindi si decide di restare insieme e di fare un viaggio in camper fino a Stoccolma, finché per caso la famiglia non investe un uomo, un personaggio, ma la definizione è incerta, interpretato da Diego Abatantuono, e la famiglia scoprirà di aver trovato Babbo Natale. Ma è il mio spazzolino quello? Pensavo fosse quello di sua moglie. È Babbo Natale, ma è come se fosse un po' un nonno, no? Con questa famiglia. Ma chi è più nonno di Babbo Natale? Io ho 3 nipoti che pensano che sia Babbo Natale, ma sono sicure, convinte. 2 femmine e 1 che ancora deve arrivare, ma lui per adesso sa solo di essere milanista, però saprà anche di essere il nipote di Babbo Natale. Allora, sarà una gioia per tutte le famiglie, per tante famiglie che potranno scoprirla, anche se certo i cinema sono chiusi e questo non ci fa piacere. Perché ci dispiace molto, però devo dire la verità, siccome noi stiamo aspettando che finisca quest'anno, il più bel regalo che vi faccio a tutti è proprio quello di far finire quest'anno, perché pensa se quest'anno non finiva. Dicevano che doveva essere fortunatissimo sto 2020. Doveva essere che fortunatissimo, non lo è stato, però la fortuna è che io vi garantisco che lo faccio finire.